Mettiamo le cuffie e facciamo così. Innanzitutto salutiamo, siamo in diretta. Buonasera, ben trovati. Siamo in compagnia della nostra fantastica Ilaria. Per gli amici che già la conoscono, ma per quelli che magari non la conoscono, siete molto fortunati, ragazzi. Sei stata invitata qui per supportare un pochino le domande, dai. Prima domanda un po' alla Marzullo, alla nostra ospite speciale. Chi è Ilaria, eh? Il risultato di tutte le mie vite. Ti occupi anche della parte quella, come si chiama? Psicologia olistica. Che sarebbe velocemente corpo, mente, psiche. Vai. Tutto collegato. Un impasto unico. Uscire dal dovere, entrare nel volere. Essere o avere. Tu che hai deciso di essere? Sicuramente ciò che voglio, non ciò che devo, o non stare qui. Ma la felicità esiste? La felicità è uno stato che dura pochi istanti, dà significato poi al domani. Non è una meta da raggiungere, è uno stato da vivere. Come diceva la tua ospite, sì, la Alda Merini. Ok, viviamo nel qui e ora. E cos'è questo qui e ora? Qui e ora è quello che provo adesso, vivo adesso, sento adesso. Perché le spese d'impulso? Così. Le spese d'impulso. Cioè comprare nei supermercati la gente compra, se guardi il carrello non c'è un cazzo. Io lo faccio sempre. Dice che col materiale puoi appagare, ma in realtà tu compri e tutti i giorni sempre insoddisfatto. E tutti i giorni c'è bisogno. Cioè, se li hai comprate, ti trovi una casa piena di perché ci attacchiamo al materiale. Per non entrare nella parte materiale e non appagare il bisogno del materiale, che strumenti abbiamo? Allora, cerchiamo di non essere utopici. Il materiale è necessario perché viviamo in questa terra e in questa società. Di una persona che non ha una casa, non ha un lavoro, che non riesce poi a concentrarsi su nient'altro. Quindi il materiale è necessario, ma una volta che abbiamo il materiale, se non andiamo alla ricerca di qualcosa di più emotivo e spirituale, ci sentiremo sempre insoddisfatti. Quando io mi sono connessa su social e ho parlato con te attraverso i social, manca questo. Manca il guardarsi negli occhi. Io dico una parola e tu attraverso i miei occhi puoi capire se ti arriva o non ti arriva. Ma la società non c'ha nessun interesse che noi arriviamo ad ascoltare noi, no? Quanto ti ha deluso il progresso? Quello che noi definiamo progresso, quindi internet, i computer, i social, non è una cosa che non andava fatta, ma andava categorizzata, cioè serve a quello, basta. Invece oggi è diventato, senza quello tu non sei più te. C'è sta più il contenimento. Il contenimento. Ci proiettiamo rispetto al progresso, quindi se prima in una fabbrica servivano 40 impiegati operai, oggi abbiamo dei macchinari che ci consentono di tenerne uno. Non ci interessa degli altri 39. Questo grande progresso ci dissocia esattamente dall'umanità. Ci rende incapaci di empatia verso l'altro essere. Brava. Se ci fosse l'empatia, quanto sarebbero importanti i voti? Beh, la scuola andrebbe fatta senza voti. Cosa vuol dire? Hai fatto un compito da 7, che poi c'è quel 7 lo decide un professore, quindi è una valutazione del tutto soggettiva e non oggettiva. No, ma è bello perché poi la scuola nasce da una società che deve conformizzare esattamente, quindi ci deve rendere tutti uguali. Quindi quello che in storia c'ha 9 e l'altro c'ha 3 è meno di quello che c'ha 9, ma magari io che ho 3 in storia posso avere 10 in disegno, no? Perché ognuno di noi ha una propria individualità. La scuola quell'individualità non la riconoscerà mai. Hai parlato arte, arte 2024, vai, che cos'è l'arte 2024? Io l'avevo sempre più convinto che il mondo spinge contro l'arte, non voglia fra le palle l'artista. Perché? Perché sono folli, perché vanno oltre gli schemi, perché danno un'emozione e l'emozione va silenziata. Questa sostituzione all'arte con l'usa e getta, società usa e getta. Certo, noi siamo numeri. Per questa società manca l'umanità. Noi siamo numeri. Se può andare peggio di così? Oh sì, assolutamente sì. Questa è assolutamente sì. E più andiamo avanti e più sarà peggio. Progresso e solitudine. Progresso è solitudine.
progresso rende soli, la povertà rende ricchi. Una persona che arriva ad essere povera arriva per forza a riconoscersi, perché di fronte a una grande difficoltà si va a connettere con se stesso, dialogare con te stesso, con le tue emozioni, con le tue paure, con tutte quelle cose che ti hanno portato alla povertà, hai gli strumenti per risalire. Le persone sono risolutive, si rialzano solo quando toccano il fondo. Queste informazioni in un certo modo possono portare a un risveglio? Lo auguro. O è troppo presuntuoso dire un risveglio? Guarda, io le posso dire, nel mio lavoro, che in Italia è poco riconosciuto, in Oriente è l'unica cosa che esiste. Bella sta domanda, si è fatta. Ecco, Oriente Occidente, quanto siamo lontani ancora? Tantissimo. Madonna. Ma è sempre stato così l'Occidente? Sì, perché, ti spiego anche perché. Perché noi nasciamo sotto la religione cattolica. Cristianesimo. Fatto un casino. Il cristianesimo è stato per me, poi io ho una distinzione tra religione e spiritualità, quindi il cristianesimo, la religione cristiana è stato diciamo il punto di guerra più grande per le persone, nel senso che il cristianesimo ti insegna il peccato. Ok, andiamo avanti, la donna, l'importanza della donna nel mondo e che sta succedendo. Cioè, la donna ha una responsabilità sull'uomo, è la stessa entrambi, uomo e donna hanno la stessa responsabilità. Identica. Tu parli dicendo la donna ha una responsabilità immensa perché diventa madre. Anche, ok. Ma la donna è madre pure se non diventa madre. Nella parte olistica ti dico che la donna ha il principio della maternità, l'uomo ha il principio della decisione. Sì, ma non è che la donna mancava il principio della decisione, è nata per delle cose e l'uomo per altre. Ci sono delle cose che sono prettamente femminili e delle cose che sono prettamente maschili. I nostri rumori, perché i silenzi fanno paura? Bravissimo, vedi? Ci sei arrivato. Perché? Perché al comando di guida di ogni vita, delle nostre vite, c'è la mente. E la mente è limitante, ragazzi, che vi piaccia o no. È così. Osho diceva, la mente mente, perché ti propina sempre quello che la massa vuole, quello che è uguale per tutti. E quindi, quando io sto a contatto con la natura, che è in realtà in stretta connessione con l'anatomia umana, dove di un albero, l'albero ha le radici, noi abbiamo le radici, le nostre famiglie, le nostre, no? L'albero in autunno cambia le foglie, butta via il vecchio, si rinnova. Cioè, se vogliono protende verso l'alto. Bravissimo. Boh, è per questo che più hanno radici profonde e più riescono. Bravissimo, ma ad ogni cambio stagione si spoglia del vecchio per far nascere il nuovo. La natura fa questo e questo facciamo noi. Finisce una storia d'amore, un matrimonio, cadiamo, lasciamo il vecchio e ci ricostruiamo. Aspetta, questa è una bella domanda, ci ricostruiamo? Ci ricostruiamo, ma lo facciamo restando attaccati al vecchio. Quindi, se io mi devo immedesimare in una seconda storia d'amore, dopo il fallimento di un matrimonio, lo faccio con le convinzioni che mi sono entrate dal precedente matrimonio. Quindi, il presente è la conservazione del nostro passato o siamo noi che siamo intrappolati nel passato? Il presente è una conseguenza del passato, ok? Noi siamo esattamente ciò che abbiamo vissuto. Finché non ci dissociamo da questo, non riusciremo mai a vivere il qui e ora. Siamo sicuri che noi nei nostri figli non cerchiamo la risposta ai nostri fallimenti? Oh, un riscatto! Cerchiamo il riscatto, assolutamente. O sono liberi questi figli? O siamo noi che non renderemo proponiamo le catene ai nostri figli? Prima della scuola ancora. Noi proponiamo le catene ai nostri figli. Le proponiamo proprio perché siamo alla ricerca di un riscatto e lo ricerchiamo attraverso l'altra persona. Lo facciamo anche nelle relazioni, Lo facciamo con tutto, ma con i nostri figli è più semplice perché i nostri figli sono a nostra portata ogni momento. Quindi la frase
che io ho sentito di più dire dalle mie amiche o dai miei amici è: non vorrei mai che mio figlio vivesse ciò che ho vissuto io. In realtà il nostro compito da genitore sarebbe quello di metterli in contatto fin da bambini con la loro parte emozionale e di evitare in qualsiasi modo quel giudizio di cui parlavamo prima. Marco è riuscito a fare questo, tu no. Ma lo facciamo anche tra fratelli, eh? Guarda tua sorella come sta composta a tavola, possibile che tu non ci riesci mai? Sono due persone distinte e separate. Io ho tre figli, le due mie figlie più grandi, una in un modo e una in un'altra. Io tante volte mi dico, cavolo, le ho cresciute io, quindi stessa educazione. Come mai sono così diverse? Perché sono esseri a sé. Non dipende strettamente da me. Ma io con le mie figlie ho fatto un lavoro bello, perché alle mie figlie gli ho sempre lasciato la libertà di essere ciò che volevano, anche quando non ero d'accordo. Quindi hai dovuto reprimere delle tue volontà? Tantissime volte. Le tue volontà? Le mie volontà, perché... E chi è schiavo dei propri sistemi educazionali, nel senso, io vengo da un'educazione, la voglio trasferire, quella come la vedi? Il transfer dell'educazione genitoriale da cui proveniamo verso i nostri figli è giusta o è sbagliata? Allora, dipende. Se sì, perché? Perché ci sono, la vita di per sé, l'esistenza è fatta di regole. L'universo ha le sue regole, quindi le regole esistono. Il punto è: quali sono le regole per far crescere bene i nostri figli? Noi facciamo un gran mischione per la religione, per la politica, per le scelte sociali, per le scelte educative, per le emozioni che viviamo. Cioè, tutto è un grande calderone. La regola è semplicemente quella: insegnare ai nostri figli il rispetto, l'amore per se stessi, il riconoscimento delle proprie emozioni e delle emozioni dell'altro. Queste mamme, per esempio, supereroine, che alle 7 della mattina si presentano a scuola con il trucco, capelli fatti e tacchi a spillo, io non ce la potrei mai fare. Cioè, io, mia figlia la mattina andava a scuola, io lavoravo fino alle 5 di mattina, lei: mamma, ho fame, fatti la colazione, perché io ho lavorato, sono stanca e ho bisogno di riposo. Vista dall'esterno non sei una brava mamma, vista da me, dalla mia visione è... Beh, responsabilizzare. Ti responsabilizzo e soprattutto ti faccio capire che anche io ho bisogno di... Tu hai bisogno di, io ho bisogno di. La mamma lavora, quindi adesso la mamma si riposa, io che faccio quello che vuoi. Noi da oggi i nostri figli li dobbiamo tenere super impegnati. Beh, li teniamo impegnati. Qui già esce un'altra domanda. Siamo noi a dare. Perché impegniamo tanto i nostri figli? Perché? Perché siamo stressati. Te lo dico, noi impegniamo tanto i nostri figli perché siamo stressati. Cioè, tu dici: ne vogliamo a casa, ne vogliamo fare le palle, li mandiamo a fa 12.000 cose, nuoto, poi fiori. Riteniamo che un bambino che è impegnato in tante cose, nel momento in cui ce l'abbiamo a casa, è stanco. E quindi noi dobbiamo richiedere meno energia a noi stessi. In realtà le energie che impieghiamo... Quindi l'energia superiore del bambino ci stanca a noi, cioè ci porta via la nostra. Quindi nel momento in cui... Beh, effettivamente l'energia... Allora, vabbè... Sì, canalizziamo l'energia dei nostri figli, la canalizziamo affinché questa energia non vada a esaurire la nostra, che ci sentiamo sempre un senso di responsabilità verso di loro. Certo, però quanta energia impieghiamo nel portarlo a nuoto, andarlo a riprendere, portarlo a scuola compiti, portarlo a basket? Tutti spazi che noi impieghiamo nel... Beh, e che dovremmo fare? Dovremmo pensare che il nostro figlio sia in grado di intendere e di volere qual è la sua passione e come canalizzare le proprie energie? Assolutamente sì, è quello che dovremmo insegnargli. Cioè, un bambino che è... Ma è un bambino! Assolutamente. Però perdonami, Mirko, no? Un bambino che
Io mi annoio, cosa faccio? E la mamma o il papà si mettono lì e perché facciamo questo, perché facciamo quello? Ti annoi, cosa fai? E noi gli interrompiamo quella creatività, gli interrompiamo quella sensazione di solitudine, non gli facciamo vivere il contatto con se stesso, perché è un bambino. Wow, cioè, quindi mi senti che la solitudine è un compimento educativo importante e rivoluzionario per la vita dei nostri figli? Assolutamente. Cioè, la solitudine è... Vabbè, sì, ho capito che vuoi dire. Ditemi se ho capito bene. La solitudine è come la noia. Al momento che il bambino è solo e annoiato, diciamo, deve usare, e noi non forniamo quella canalizzazione con cui ci adoperiamo quest'oggi nel mandare, occupando il tempo in maniera obbligata ai nostri figli, in quel momento il nostro figlio, se non ha chance, deve per forza attingere alle proprie energie, e quindi c'è un riconoscimento della propria, uno sviluppo della propria autonomia e anche creatività. Che tutto questo format è basato sulla creatività. Se gli dovessimo dare un titolo, format dei creativi, per tirare fuori persone creative, un format che riesca, se non altro, a farci intendere come nascono i creativi. Sì, soprattutto okay? Perché non dobbiamo ostinarvi a creare creativi, a fare, vabbè, non lo faccio propaganda. Soprattutto perché il nostro cervello ha due emisferi, emisfero destro, emisfero sinistro, emisfero razionale, emisfero creativo. Noi sviluppiamo, a causa della società e dell'educazione, la parte razionale. Ma c'è un libro che stavo a leggere di tutta la mente, quanto è catalogata e quanti cassetti ha, Windows e niente. Sai che la mente raggiunge quasi 3000 pensieri al minuto. Non solo, ma sai la mente quanti cassetti, per esempio, no? C'ha 10.000 scomparti, tu immagina una cassettiera enorme. Per esempio, quando tu lasci le chiavi, la mente già sa che quel pensiero lo mette nel cassetto dei pensieri a corto termine, cioè che non gli servono. Intelligente. Cioè, la mente è intelligente. Cioè, è un ingegno perfetto. Nel senso, tu sai che devi prendere le chiavi, allora la mente si ricorda dove ha lasciato le chiavi, automaticamente subito dopo l'ha resettato quel messaggio, non l'ha mantenuto. Quando invece un messaggio emozionale lo mette, cioè rimane male, è un messaggio più forte che implica, diciamo, un riconoscimento tra due persone, cioè un altro tipo di messaggio, e lo mette in un cassetto, diciamo, più consistente, dove posso riandarlo a riaprire e rivalutare. Quello delle chiavi già l'ho cancellato, no? Allora, cioè, ci stanno tantissimi cassetti nella mente. Noi siamo abituati, emisfero sinistro, emisfero destro. La mente ha un filtro automatico, sa già cosa deve scartare. Sì. Tutto quello che... Se tu pensi che la mente si nutre attraverso i sensi, ok? Quindi quello che vedo, quello che sento, quello che tocco. Emozioni, sensi. E poi attraverso il sesto senso, quindi l'emozione, ok? La mente crea attraverso l'emozione, però in realtà la mente memorizza qualsiasi cosa tu veda. Cioè, se tu stai facendo una strada e sei impegnato a guardare davanti, in realtà la tua mente ha visto a 360 gradi ciò che ti circonda e scarta tutto ciò che non è utile. Poi che accade? Che tu ripassi in quella strada per un altro motivo e improvvisamente dici, ah, ma qui c'è quel negozio dove tu non sei mai passato, ma la tua mente lì l'ha memorizzata. Nel senso, io cerco un alimentari, passo su una strada dove io quell'alimentari non l'avevo mai visto, ma la mia mente l'ha memorizzato, quindi nel momento in cui io entro in quella strada, la mia mente apre quel cassetto e dice, lì c'è un alimentari. Perché famoso, l'ha memorizzato. Famoso déjà vu?
C'entra niente. Déjà vu secondo me fa riferimento a una vita passata. Se vogliamo credere nella reincarnazione, naturalmente. Altrimenti, per filosofie diverse, ci sono diverse filosofie di pensiero, il déjà vu appartiene a un ricordo che abbiamo voluto dimenticare. Io sono più per una vita passata, cioè quell'odore, quella persona, quella sensazione. E qui torniamo a quello che dicevo prima, emozioni, sentimento, sensazioni, la nostra emotività si nutre di questo, emozioni, sentimento e sensazioni. In realtà l'emozione si definisce solo attraverso le sensazioni che creano il sentimento e alla fine l'emozione. T'ho lasciato senza parole, Mirko De Canelis. No, guarda, mi sono vissuto sto momento con non faccio vedere comunque. Avranno pensato, dicevo, quanto c'è da scrivere questo, quanto sta più appunti. Ho vissuto sto momento con una grande tranquillità e leggiadrezza. Leggiadria. E con leggiadria che non mi sono preoccupato del. Di quello che ho seminato, quello c'è. Ho lasciato Mirko De Carolis senza parole. No, voglio stare senza parole. Ok. Voglio concedermi il tempo di non trovare parole. Ecco quando dico sempre, no? Oggi i social. Adesso questo andrà nei social, ok? E quindi voi avrete una percezione. Però in realtà la percezione reale è un'altra ancora. Perché è questo, il social ha un tipo di energia, la verità di vita sta vicino alla persona, avvertirla con tutti i sensi, con tutte le emozioni, è un altro tipo di sensazione, di viverla diversamente. Per quanto le persone possono aver ascoltato e visto il nostro video, non potranno, possono avere una loro intuizione, una loro visione, ma l'essenza vera e propria si ha solo vivendola realmente. È quello che dicevo. Cioè io posso vivere un albero, una foresta, con un bel video, no? Però sta dentro la foresta, accende tutti i nostri sensi. È uguale, ma è diverso, la vibrazione è diversa. Bravissimo, le vibrazioni energetiche. Le vibrazioni sono diverse. Sono diverse, assolutamente sì. Se già capissimo questo, noi saremmo già un pezzettino avanti. Tanto. Tanto perché sapremmo distinguere se non altro quando ci dicono. Questi telefonini. Sai, a me capita, no? Vai a cena fuori e ti capita però di vedere questa gente sui telefonini, no? No. E io tante volte mi dimentico di averlo, no? E alle mie figlie dico sempre, ok, spegnetelo un attimo, no? Ah mamma, perché? E quindi non sanno fermare. Mi terra. Diverto dicendogli, ok, facciamo così, mettetelo qui e invia e facciamo un video della nostra serata. Ma senza preoccuparci del video, passiamo la nostra serata. Dopo lo rivediamo. È un inganno, un grande inganno, perché come diceva Freud, le parole sono incantesimi, ogni parola è magica e contiene un incantesimo. Ma io in quel momento ho portato alle mie figlie un momento dove non gli ha tolto. Sei riuscita a creare la tecnologia, ma li riporta nel qui e ora. Quella tecnologia che per loro ha un senso di rassicurazione. Certo. Cioè non è che i ragazzi, io lo vedo, no? Quando vengono da me, mi dai, e guardo il telefono, dico, una volta ci si guardava negli occhi, adesso, ma loro non lo fanno perché ti mancano
non lo fanno perché ti mancano di rispetto, cioè proprio per loro quel guardarti negli occhi li mette in una situazione di imbarazzo, cioè lì che guardi? Cioè la risposta istintiva è che guardi? Che stai guardando? Che stai guardando? Perché mi guardi negli occhi? Perché? Che mi devi dire qualcosa? È successo qualcosa di grave? E allora il telefonino, no? Però questo è quello che dicevamo prima, perché non insegniamo ai nostri figli a riconoscere se stessi da bambini, da piccoli. Dobbiamo sempre propinare qualcosa che catturi la loro attenzione. Quindi se io sto sul divano con mia figlia a parlare o in silenzio, mia figlia troverà noioso quel momento e prenderà il suo telefonino. Non godrà di quel momento di serenità e tranquillità, che anche solo stare vicini a volte può dare, no? Cioè mangiamo nello stesso tavolino, con serenità, ci gustiamo quel momento di tranquillità insieme. Non li abbiamo mai abituati a questo. Dobbiamo sempre dargli qualcosa che attiri la loro attenzione, che li tenga occupati. E anche per questo che i ragazzi si annoiano, non sanno che fare. O che comunque molti ragazzi oggi si parla, baby gang, quello, quell'altro, devono trovare un modo per farsi vedere, eh? Non li vede nessuno. Non li vede nessuno. Nessuno li riconosce. E non si riconosco. E non si riconosco. Va bene. Vabbè, comunque se gli è piaciuto, no? Lo fanno, ci mettono un like, ci condividono. Potrebbero anche scrivere nei commenti qualche domandina che magari poi più avanti potremmo anche rispondere alle loro domande se vogliono. La mia più grande paura è che questa nostra ostentazione a cercare di creare un format fatto senza interessi, senza troppa ostentazione, un format che è basato sulla semplicità, sullo scambio di idee, su conversazioni, senza voglia di prevaricare l'uno sull'altro, ma solamente ascoltarci e viverci, possa creare interazione. Io me lo auguro moltissimo, spero che anche se purtroppo la mia consapevolezza mi porta a dire che se avessimo fatto una challenge dove ci sporcavamo di cioccolata a vicenda, io tiravo la cioccolata a te, tu, cioè, sicuramente avremmo creato una grande interazione. Se per una volta, io ho sempre paura di essere provocatori, perché la mia indole, quella della provocazione, è interessante, sai cosa serve la provocazione? Io sono sempre provocatorio e vado sulle palle a tantissima gente. Capito, ma la provocazione dà come conseguenza una reazione, e nella vita sì, se non si hanno reazioni io, si è morto. Io mi aspetto, voglio vivere, allora automaticamente dal mio circostante mi aspetto vita. Anche perché vivo tanto in solitudine, quindi chissà se abbiamo provocato qualcuno. Chissà se abbiamo. Se abbiamo. Magari. Non lo so, abbiamo avuto sicuramente l'onore di avere qui la nostra Ilaria. Nemmeno facciamo propaganda. Sì. Politica. No, nel senso te potresti pubblicizzare, metti che. Ma no. Dopo sarebbe uno strumento. Non vogliamo strumentalizzare il video. Ilaria è così come la vedete. Che comunque io ero venuta qui per quadro, ve lo dico. Perché? Certo. E tu pensavi che io te facessi venire qui così? Un quadro, vabbè. No, Ilaria è venuta qui per portare testimonianza. Va bene, noi facciamo un augurio di un grande in bocca al lupo a tutti noi affinché possiamo riconoscerci
rendere le nostre vite sempre più, arricchire le nostre vite ogni giorno. Assolutamente sì. Perdere, ricevere. Donare. Donare, donarsi. Spendersi. Non spendere, spendersi. Spendersi. Ricercarsi, che sarebbe già un punto di partenza, la ricerca di noi. E comunque ritorniamo al consiglio iniziale. Usciamo un po' dal dovere e cerchiamo di capire cosa vogliamo e desideriamo. Chissà. Va bene. Ciao. Salutiamo così, dai. Salutiamo. Chiudiamola così.